13ª giornata di campionato, girone F, ovviamente del campionato interregionale quarta serie, dal comunale di Riccione, di via Arezzo, United Riccione, Campobasso, ricamato in verticale, trova Cocchen, può puntare l'uomo, ancora Mathieu Cocchen, la sterzata, se la porta sul destro, il pallone per Abonchele che può provare la conclusione, il destro di Abonchele, poi Servalli con Pontillo, Pacillo a difesa della propria metà campo, il lancio di Cocchen direttamente in area di rigore, la spizzata di Di Nardo, sì, 1-0, il vantaggio del Lupo con Antonio Di Nardo, e il Campobasso in vantaggio. Tonelli, traversone adesso sul primo palo, attenzione, rete, rete, ha segnato Maio, la sterzata di Tonelli sul secondo palo, attenzione Pacillo, provvidenziale il suo intervento Ferrara, poi occhio, ancora un brivido il destro di Callegaro, vede Di Nardo, la testa di Di Nardo per Abreu di prima col destro ad incrociare Pichierri, la sovrapposizione di Callegaro, va da solo Pichierri, raga attenzione, palla per Tonelli, occhio in mancino, Tonelli, il destro di Tonelli, non ci arriva nessuno sul secondo palo, poi bravo ricamato, allontana Gonzales, forse poteva accorciare un pochettino Pacillo, fatto sta che il Riccione continuare l'attacco, occhio il sinistro Esposito, attenzione al contropiede, Cocchen può andare da solo, Cocchen, la conclusione di Cocchen, Servalli la blocca, Bonacchi, brivido, Pontillo, controllo un po' rischioso quello di Bonacchi, Pontillo, serve Serra, ma anche in sovrapposizione, Serra preferisce rimetterla in area di rigore, attenzione, Di Nardo, non riesce ricamato, arriva anche il fischio finale, la 13ª giornata qui allo stadio comunale di Viale Arezzo, termina 1-1 tra Riccione e Campobasso, a Di Nardo ha risposto poi Maio, insomma un punto per parte, forse si poteva fare sicuramente qualcosina in più.